Ciao ragazzuoli, oggi facciamo una peperonata rivisitata però, in quanto ci mettiamo un po' del mio, non so se già esiste, però penso di sì. Allora, io adesso stavo già tagliando un po' le verdure che ci servivano per fare questa caponata, peperonata, chiamatela come volete. Io ci metto, oltre che alle verdure, che in questo caso sono i peperoni, l'ingrediente principe, ci metto anche un po' di bel ciccio. Ok, dopo andiamo a spiegare esattamente il tutto. Cipolle, patate. Ok, io adesso finisco un attimo di tagliare il mio peperone e anche la mia zucchina, in modo da avere già tutto pronto, e poi dopo ci vediamo un attimino per la procedura della cottura e quant'altro, e anche a spiegare un attimino come uso la carne. Allora, abbiamo tagliato le nostre verdure, faccio un piccolo riepilogo. Abbiamo un cipollone di quelli veramente grossi, una cipolla normale. In questo caso, se volete fare queste quantità, o una cipolla bella grossa, o altrimenti anche due cipolle. Io qua ho usato due peperoni di colore giallo, due peperoni di colore rosso, una zucchina, bella grossa anche quella, tre patate di misura media. Ci serviranno anche due spicchi d'aglio, oltre che le nostre spezie, che sono nient'altro che pepe, sale, olio e una passata di pomodoro. La nostra carne, abbiamo della luganega, delle salamelle e delle costine. Ok, adesso le costine le prendo in mano dopo, che gli do una leggera sgrasciata, ma proprio leggera leggera, perché andremo a cuocerle non al barbecue ma in padella, e un po' di grasso ci serve anche per insaporire la nostra peperonata. Io la chiamo così, voi chiamatela come volete. Allora, della luganega, io adesso era un bel pezzettone per farvi capire, sarà circa un po' meno di 1 metro. Un pezzo lo tengo da parte perché andremo a sbriciolarlo in padella poi. Facciamo delle porzioni più o meno così, poi quelle guardate voi quante ne volete fare. Basta. E la mettiamo lì. Stesso discorso con le salamelle. Vediamo dei bocconcioni. Sì, dai, facciamo 3 pezzi. 3 pezzi anche di qua. E qua siamo pronti. Perfetto. Allora, diamo una sgrassatina veloce, veloce, veloce alle nostre costine, scusate. Perfetto, fatto questo, siamo già pronti ad andare ai nostri fornelli. Ci vediamo ai fornelli. Allora, abbiamo acceso la nostra pentola, in questo caso una casseruola bella grande perché ho tanta roba da cucinare. Ci mettiamo un bel girone di olio. Ole, ancora una goccia, lì, perfetto. La facciamo scaldare un secondo. Nostri due spicchiotti d'aglio scamiciati, ovviamente. Vediamo un secondo che si scalda il nostro olio. Poi, della porzione delle cipolle che abbiamo tagliato in precedenza, va a gusto vostro. Io ne metto un po' più della metà, in quanto un po' di cipolle un po' più croccanti mi piace averle alla fine. O se le volete molto più morbide, basta che le buttate tutte insieme direttamente, durante tutta la cottura diciamo, si ammolleranno. Ok, queste me le conservo per dopo. Se le facciamo sprigolare per bene. Tagliate, come potete vedere, sono tagliate molto grossolanamente, in quanto preferisco così, in quanto la cottura è leggermente, diciamo, non è lunghissima, però un totale un 45 minuti serve per questa pietanza. Allora, sta sfrigolando bene, intanto che facciamo rosolare il nostro aglio e la nostra cipolla. Lo ricordate il pezzo di prima? Io in questo caso lo vado a, non a sbriciolare, a spolpare dalla sua pelle. Infatti lo spaccherò anche in più pezzi per agevolarmi, in modo che togliamo solo il ciccio che ci serve e la pelle
la buttiamo. Questo servirà solo a dare sapore, vabbè che il sapore lo prende di già ugualmente, in quanto abbiamo delle salamelle anche di altri pezzi di luganica, però io preferisco dargli un attimino una sfrigolata anche solo la polpa, anche perché voglio sbriciolarla del tutto. Adesso ci vorrà un attimino, vediamo, proprio 2 minuti, intanto che si insaporisce magari regoliamo un po' la fiamma. Allora, passati 2 minuti, inseriamo la luganica e le salamelle che avevamo tagliato precedentemente. Voilà. Le facciamo rosolare per un 5 minuti, 10 minuti, il tempo che ci serve. Dopo le sfumeremo con un po' di vino bianco. Allora, sono passati 5 minuti, 6 minuti. Coperto chiuso. Allora, va benissimo. Ci togliamo, sì, è bella dorata la... Si è bella dorata la cipolla. Togliamo il nostro aglio. Via uno. Via due, in caso che andiamo a perdercelo poi. Inseriamo le nostre costine. Facciamo rosolare bene ancora, mettiamo un attimino la fiamma. E anche quel cicciolino qua. Ok. Perfetto, facciamo rosolare 5 minuti per parte, coperchio chiuso, in modo che tutti gli aromi restino dentro. Perfetto, gli diamo 5 minuti, dopo le giriamo, facciamo rosolare dall'altra parte altri 5 minuti e poi sfumeremo col vino. Allora, le abbiamo già girate, sono passate ancora 2-3 minuti, adesso ci mettiamo... Vedete che la costina è sbiancata sia da una parte che anche da quell'altra, già rosolata un attimino. Non ci interessa che sia perfettamente cotta, in quanto dovrà cuocere ancora poi. Ora, a questo punto ci mettiamo le nostre patate che abbiamo tagliato in precedenza. Gli facciamo assorbire un attimino un po' di succo che ha rilasciato la nostra carne e la nostra salsiccia. Gli diamo proprio 2-3 minuti, dopo sfumiamo tutto con il vino. Allora, passati circa 2-3 minuti, le patate hanno già preso un bel colorino. Allora, io prima ho detto sfumiamo col vino bianco, ho deciso di sfumarle col vino rosso in quanto gli dà un po' più di gusto e anche il colore diventerà molto più strong, per capirci. Quello va a gusto vostro, bianco o rosso, quello che volete. Allora, un bicchierone abbondante, tanto per, facciamo sfumare tutto, facciamo evaporare, scusate, il nostro vino. Vedrete che le patate e la carne cominceranno a prendere una consistenza, un colore rosso, più rosato. 2-3 minuti per lato, dopo le giriamo ancora da 2-3 minuti anche da quell'altro. Allora, ci hanno preso, come vedete, un bel colorino rosso. È arrivato il momento di buttarci le nostre verdure, peperoni, zucchine, fiamma vivace. Le facciamo appassire proprio 10 minuti e poi ci metteremo la salsa di pomodoro. Allora, passati 10 minuti, vediamo come stanno le nostre verdurine. Ah, che profumo! Va, che bello! Sì, va bene. Gli diamo un giro di pepe. Basta. Un giro di sale, basta, diamo una mescolatina veloce, alziamo la fiamma,
Allora, io parto con mezza bottiglia di pomodoro. Vediamo poi se ce ne serve ancora o no. Ok. Vediamo proprio un attimo, si scalda il pomodoro. Adesso fiamma piuttosto bassa, coperchio chiuso, anzi semi chiuso, appena appena aperto. La facciamo cuocere ancora per una 25-30 minuti. La teniamo d'occhio in caso che ci cala il sugo, se per caso dovesse calare, mettiamo ancora pomodoro e all'evenienza, se ci serve, una goccia di acqua, proprio una goccina di acqua, tanto per. Allora, sono passati 15 minuti, 20 minuti, adesso non so di preciso. Gli ho dato una controllatina, ho visto che si stava asciugando. Non ho messo altro pomodoro in quanto mi va bene così. Ci ho messo a giusto punto un mezzo bicchiere di acqua. A questo punto ci mettiamo, per dargli un, ora l'ho provato, è già piuttosto buono così, per dargli una spunta in più al gusto ci mettiamo un dado vegetale. Io lo sbriciolo, voi potete vedere anche intero, non cambia niente. Lo facciamo sciogliere, adesso vediamo proprio 2-3 minuti che si scioglie, dopo lo mescoliamo, coperchio chiuso, fuoco lento, coperchio semi chiuso, lo portiamo. Una volta fatto questo, allora adesso occorreranno ancora più o meno un 10-15 minuti tutti di cottura, quindi io direi di buttarci le cipolle, quelle che avevamo salvato prima. Allora, prendiamo le nostre cipolle che avevamo lasciato prima da parte, inseriamo anche queste, perfetto, mescolatina, veloce, e portiamo a ultimare la cottura praticamente. Penso ancora un 15 minuti, vediamo la carne com'è. Sì, ancora un 15 minuti servono tutti, stando sempre attenti che non si asciughi troppo. Perfetto, coperchio semi chiuso come dicevo prima. Allora, la nostra peperonata è pronta, facciamo un impiattamento. Allora, ci prendiamo un paio di costine, mettiamo così, se ci sta, un'altra, un po' di luganica e di salamelle, un po' di verdure, ah, pronti, e il nostro piatto è pronto. Andrebbe ben servito con una bella polenta di contorno, ma anche con un bel po' di pane non fa male. E se volete un consiglio, secondo me qua una bella bottiglietta o anche due bottigliette di rosso è l'ideale. Io ora me lo vado a mangiare, vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Un ciao a tutti!